Ennesimo successo per la PAN, la pattuglia acrobatica nazionale in volo per la prima volta su Loano, conquistato dal tricolore più lungo del mondo. Tantissimo il pubblico presente all'air show di inizio stagione, introdotto dalla mostra multimediale ospite di Palazzo Doria a Loano e dalla mostra statica allestita presso l'aeroporto di Villanova d'Albenga per raccontare una storia lunga oltre mezzo secolo, quello delle frecce tricolori, l'orgoglio nazionale. È andato tutto molto bene, la giornata comunque è stata bellissima, una giornata di festa. Le frecce tricolori hanno tre programmi in base alle condizioni meteorologiche, perché ovviamente le nuvole, il vento possono incidere su quello che è il volo. Quindi per voi è tutto normale? È tutto normale, fa parte dell'addestramento, ci addestriamo anche a questo. Lo spettacolo comunque direi che è stato degno della prima volta le frecce a Loano. Una storia lunghissima, quella delle frecce tricolori, pensate, nata oltre 50 anni fa, era il primo marzo del 1961 quando nascono le frecce tricolori così come le conosciamo oggi. In realtà l'acrobazia aerea collettiva nasce in Italia, in Friuli Venezia Giulia, aeroporto di Campo Formido, alla fine degli anni 30, quindi quando ancora l'aeronautica militare, la regia aeronautica era agli albori. Da lì una lunghissima tradizione, e questi minuti di volo acrobatico che avete visto oggi sono la condensazione di questa lunga storia tutta italiana. Grazie di cuore a tutti quanti quelli che hanno collaborato con noi per questa realizzazione, la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera, le forze dell'ordine e tutti quanti i piloti civili che hanno partecipato. Purtroppo la pattuglia è stata un po' sfortunata perché ha dovuto fare il programma basso, che è un po' più ridotto, però sono bravi lo stesso, sono eccezionali, sono bravissimi. Con una bellissima giornata, uno spettacolo che lascia senza fiato, Loano finalmente ha avuto le sue frecce tricolori. Sono pieno di gioia, forse si traspare dal mio viso, devo dire che l'effetto che danno poi sul finale, quando passa questo immenso tricolore sul cielo di Loano, devo dire che ripaga la fatica e tante preoccupazioni di questi giorni. E poi aver visto Loano così piena di gente, c'erano rumors che davano 100.000, forse più persone, 140 addirittura qualcuno diceva, però devo dire che la città è piena, invasa, e questo è il più grande successo.